entriamo nello specifico di come si possono fare determinati esercizi in coppia, lo stesso diciamo, movimento di cimogino tramai, vedere a che cosa serve durante l'esecuzione, no? A volte, soprattutto all'inizio, può essere opportuno non partire subito da questa posizione, cioè dopo averla studiata a vuoto, quindi come stavamo facendo prima, andando da una parte o dall'altra, a coppie può essere opportuno vedere come arrivarci e sia anche funzionale questo come arrivarci. Allora, quindi per dare possibilità, in questo caso a Tori, cioè io che devo fare la tecnica, che parte già dai cimogi, no? Quindi si mette già nella posizione, no? In modo che io abbia più tempo per vedere il corpo che arriva. No? Se io faccio lo stesso movimento, vado incontro per poi andare indietro, questo ovviamente è negativo, cioè nel senso andrò incontro al corpo. Se viceversa, rispetto ai cimogi, no? Io posso anche aspettare l'ultimo secondo, ma andare poi nella posizione, allora questo mi fa capire che pur se aspetto non avrò bisogno di sbrigarmi. Questo è un altro errore tipico di studenti, allora siccome fanno rapidamente così perché non hanno ancora una buona proprietà nelle gambe, no, ma io da questa posizione posso aspettare anche l'ultimo secondo e andare, no? Quindi ci mangio da matto. Arrivare a questa posizione, un'altra buona abitudine può essere, no? Quella di, invece di iniziare tecniche, iniziare a sentire, no? Come il mio corpo, no, reagisce spostando un altro corpo, no? Quindi sfruttando le gambe, no? I cimogi, no? È la prima posizione che si studia, perché diciamo è la base di tanti movimenti e tante tecniche. E dentro questa posizione ci sono tanti principi. Allora uno deve, prima di iniziare a fare tecniche, Yonappo, Kata e quant'altro, capire quali sono i principi all'interno di questa posizione e poi di altre posizioni come Jumoji, quindi sono basi all'interno di una base, no? Quindi capiamo i Jumoji, no? Ci muoviamo in modo tale che abbia uno subutilitato, quindi sentiamo se realmente, se io adesso spingo e mi viene da cadere o spingo e lui non sente niente, o spingo e sento solo forza di braccio, no? Dovrebbe essere spingo con le gambe, no? In modo tale che sia realmente l'energia di vita le gambe e non la spinta delle braccia, no? D'altro lato, sempre provate entrambi i lati, è molto importante, no? Quindi riusciamo ad aspettare l'ultimo secondo, no? Vedete l'importanza di questa mano qua, se sto qua, no? Non è cosa buona, no? Qui posso no, scansare, sentire che adesso avere la possibilità di muovere con il peso, no? E questo vedete che ritorna a ski, ma se non ho fatto un buon cimongi all'inizio, no? Per cui magari sto così su tutte e due e c'ho poco spazio di azione è chiaro che è palesemente tutto sbagliato, no? Quindi entrare bene nelle basi ci darà dopo possibilità di capire, no? Uno, due, no? Riuscire a farlo in tempi utili. Adesso è solamente un esercizio, no? Quindi uno, scanso e spingo, e io devo stare, a volte capita pure che l'altra persona attacca e io e tra casco insieme a lui, vuol dire che non ho veramente proprietà nelle mie gambe. Quello che posso fare invece, no? Uno e no? Due, quindi per quanto spingo, lui è casca o non casca, io comunque mantengo le mie proprietà.